Io spero soltanto che, visto che parliamo di Twitch in questa puntata, YouTube non mi penalizzi. Quello che sentite è l'audio direttamente dalla fotocamera e non dal suppostone che c'è davanti, perché indovinate un po', mi sono dimenticato di premere REC. C'è ancora la luce che lampeggia. Questo però fa capire una cosa importantissima, che quando si registra avere una fonte audio di backup è molto meglio. Mannaggia, torniamo al video. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale per questa nuova puntata di Overlands. Ho gli occhiali, le erci, come al solito quando inizio qualsiasi puntata e ogni volta mi dimentico di pulirli. E si vede nei video sempre questi occhiali un po' zozzi. Mi devo ricordare, mi devo fare una tabella dove scrivo accendere le luci, pulire gli occhiali, accendere il microfono, perché altrimenti io mi scordo le cose. Come va? È un po' che non faccio una puntata normale, adesso è partito il nuovo format, Radiocast mi sta prendendo bene, quindi presto ci saranno anche nuove puntate sempre di Radiocast, anche perché stanno uscendo un sacco di novità ed è bene parlarne. Però, visto che c'è il format Radiocast, in parallelo volevo lanciare anche lo streaming su Twitch. Avete letto il titolo, parliamo di Twitch in questa puntata. Perché? Perché io sono un ragazzone di 45 anni che si sta infilando in un mondo fatto di persone giovani, diciamo molto più giovani di me, e mi ci sto sbattendo il muso su queste cose qua, perché ovviamente essendo più giovani di me hanno la mente più elastica per tutte quelle nuove tecnologie che ci sono su Twitch, non che non le riesca a capire, però mi rendo conto che effettivamente è un mondo nato per persone molto giovani, è un mondo molto giovane rispetto a quello che può essere YouTube, che da quando è nato YouTube fino ad oggi l'ho vissuto in pieno. E Twitch ha un sacco di aggeggini, ha un sacco di cosine in più, e volevo parlarne perché sono entrato in Twitch, la mia prima volta in Twitch, ed è un mondo fantastico, eccitante, perché ci sono veramente cose da imparare, cose nuove, e se vi piace questo mondo, se siete un po' nerd, questa cosa vi piacerà sicuramente anche a voi. In questa puntata vi vorrei parlare degli aspetti che ho riscontrato in questo passaggio, ma non è un passaggio, perché su YouTube continuo a esserci con le puntate, mentre le live le sposto su Twitch. Ci sono diversi aspetti che ho notato, almeno come differenze, tra YouTube e Twitch. YouTube è molto più semplice. Aspetta però, definiamo semplice, nel senso che le live di YouTube sono nate come live, semplicemente live, c'è una chat con la quale si può interagire, e poi YouTube è andata un po' dietro a Twitch aggiungendo delle feature che fino adesso erano soltanto per Twitch, e io sto morendo di caldo perché fuori pioveva e in casa invece fa caldo, quindi togliamoci questa maglia. Ok, quindi dicevo, YouTube è andato un po' dietro a Twitch, quindi YouTube è nato un pochino più semplice, nel senso c'è la live, parte la live, la puoi fare direttamente da YouTube e c'è una chat con cui interagire col pubblico. La puntata rimane sul canale e poi decidi un attimo come gestirla, però non più di tanto, non c'è più di tanto, magari ho dimenticato qualcosa, qualche feature di YouTube, ma non c'è molto di più. Invece Twitch ha un mondo a parte, parte, scusate il gioco di parole, che i video durano poco, durano dai 14 giorni ai 60 giorni se si è premium, correggetemi se sbaglio, ripeto, sono nuovo su Twitch. Quindi, diciamo, appena entrato un account normale, i video sul suo canale Twitch durano 14 giorni e poi spariscono. Quindi è nato prettamente, esclusivamente per il live streaming, non ci sono puntate che rimangono su Twitch. Poi, altra cosa fondamentale è che Twitch rispetto a YouTube ha quelle feature in più di cui parlavo che mancano appunto a YouTube. Quindi si può interagire sia diciamo con le sub, con le sottoscrizioni, ti arrivano dei soldi nel senso che uno può sottoscriversi. Continuo a ripetere che se sbaglio qualcosa correggetemi perché è tutto nuovo per me. Ci sono delle sottoscrizioni, poi si possono anche fare delle donazioni e Twitch ha all'interno anche una serie di widget che permettono anche di mostrare a video quando si è in live che cosa sta succedendo. Se qualcuno si è iscritto, se qualcuno ha fatto una donazione, si può mettere la chat direttamente sulla live, direttamente sul quadro, sul frame che si sta sul quale si sta trasmettendo. Lo potrebbe fare anche YouTube, forse. Non lo so, però fino adesso l'ho visto esclusivamente dagli streaming, dalle live di Twitch. Insomma, tutte quelle cose che è bene sapere se si vuole entrare appunto in Twitch. Ma cosa serve per fare le live su Twitch? Separiamo quello che è l'hardware dal software, cioè quello che serve come attrezzatura fisica e quello che serve come attrezzatura riguardante i programmi per streamare, per fare le live. Streamare. Già dire streamare per me è un termine già troppo giovane. Non sto invecchiando. In pra-
pratica basterebbe semplicemente una webcam. Cioè una webcam e hai tutto il necessario, ovviamente anche il computer, webcam e computer, e hai tutto il necessario per poter fare le tue live. Io come mi sono attrezzato? Dunque, la fotocamera già ce l'avevo. Sto usando l'Alpha 6400 e ha un'ottima qualità. Col 16 mm Sigma, se avete seguito anche le altre puntate sapete quello che ho come hardware. Poi, per collegarlo al computer, il computer uso un MacBook Pro del 2012. Adesso arriviamo alla parte del computer, perché il MacBook Pro del 2012 non è che vada proprio bene bene. Per collegarlo ho usato una chiavetta di questa qui, che è una sorta di imitazione della Cam Link dell'Elgato, vogliamo dire così. Non so cosa è nata prima, l'uovo o la gallina, se è nata prima questa o è nata la Cam Link dell'Elgato, però è un grabber semplicissimo, è un adattatore da USB a, cioè da HDMI a USB. In questo caso l'ho presa USB 2 perché il mio vecchio computer non ce la fa, non ce l'ha le prese USB 3. Quindi con questa qui, attaccata con un semplice hub USB, mi permette di poter acquisire il video dall'HDMI direttamente flusso video e portarlo sul computer, perché ho provato con la mia carissima M50 con il software EOS Webcam Utility Beta e funziona anche abbastanza bene, sì, non, però su certi software non va, tipo su Streamlabs non va, su OBS bisogna fare tutto un trucchettino, bisogna passare prima da Chrome, fare una finta live su Chrome, una finta videochiamata su Chrome, cioè fare avviare una videochiamata tipo su Google Meet, poi tornare su OBS e funziona. Non lo so perché, però con questa qui è tutto più semplice, perché visto che la Sony non ha un software per potersi interfacciare via USB col computer, ho dovuto utilizzare questa qui. Poi per l'audio utilizzo questo qui, che è il Rode PodMic. Se avete visto le altre puntate l'avete già visto. Questo qui è un microfono non a condensatore, è un microfono dinamico, e pagato 115 euro di listino. Ha un rapporto di qualità-prezzo fantastico, spettacolare, perché ha una qualità spettacolare ed è attaccato allo Zoom. Uso lo Zoom come scheda audio, poi collegato via USB direttamente al computer. Quindi A6400, Rode PodMic e lo Zoom mi danno la quadra per quello che è tutta l'attrezzatura, oltre alla chiavetta, per poter mandare flusso audio video all'interno del computer. Ed è proprio il computer il tasto dolente, perché il mio MacBook Pro del 2012 zoppica, ma zoppica tanto, perché le live all'inizio iniziano ad andare bene, poi inizia a laggare di brutto, parte la ventola, inizia a fare un casino che non si sente fortunatamente, perché questo è cardioide, quindi la maggior parte dell'audio lo prende dal davanti e dietro non, diciamo, è molto attenuato. Però non ce la fa. Quindi per fare streaming sicuramente ci vuole un computer più potente, e sto valutando l'acquisto di un computer però Windows, scusate. E questo computer prevedrà un Ryzen 5, una scheda 1660, quindi senza la 2080, perché altrimenti spendere 1000 euro soltanto per la scheda, 16 GB di RAM, un po' di cose, un SSD, scheda madre, case, eccetera, e spero di riuscire a stare sotto i 900 euro, sugli 800-850 euro per tutto, e avere un computer anche buono per poter montare i prossimi video e cercare anche di aumentare la qualità in questo senso. Però aspetterò, perché ve l'anticipo, ma lo saprete già, verso fine anno, visto che è saltato il Prime Day di Amazon, verso fine anno si accavalleranno Prime Day e Black Friday. Quindi verso fine anno preparatevi, ci saranno degli sconti su Amazon che si prevede, non voglio promettere niente, però si prevede che ci saranno belli sconti su Amazon. Per quanto riguarda invece il software, non è come YouTube puoi andare in live direttamente da YouTube stesso, c'ha la sua piattaformina, anche una bella piattaforma, che permette di poter fare lo streaming, mentre Twitch ha, diciamo, per poter streamare, fare live su Twitch hai bisogno di un software esterno, che è, almeno da quello che ho capito, sono due i principali software che se la giocano, se la contendono, e sono OBS Studio e Streamlabs OBS. OBS Studio è un pochino più spartano, però è molto funzionale. Non so se ha tutti i widget che c'ha. Mi hanno detto di sì, perché nella live che ho fatto ieri, a parte che gentilissimi,
tutte le persone che entrano in live, tutte che mi vogliono dare consigli, siete veramente grandissimi, non mi ricordo tutti i nomi, Brian, Andre, Marco, non mi ricordo il cognome, Giumpi, cioè un sacco di ragazzi, veramente vi ringrazio anche in questa puntata. Quindi dicevo, dei due software c'è Streamlabs che ha più widget, credo, ma penso lo possa fare anche OBS Studio. Quindi permette di poter fare, di mettere, diciamo, il suono quando uno si iscrive, di poter sovraimporre, mettere in sovraimpressione la chat e altre cosine, quindi fare un po' di giochetti, personalizzare quello che è il quadro, lo schermo, la live, diciamo, lo streaming che sta andando in onda. Penso lo possa fare anche OBS Studio, però se non ho capito male ci vuole un software parallelo o comunque un servizio parallelo, non lo so. Quando lo saprò ve lo dirò, per il momento non lo so e quindi sono abbastanza sincero sotto questo punto di vista. Quindi OBS Studio o Streamlabs, penso si possa fare anche con StreamYard, se non ho capito male. Però StreamYard non ha tutti questi widget, non ha la possibilità di fare molto. Quello è, fai la live, ti permette di poter mettere in sovraimpressione i commenti o sulla chat, diciamo i commenti che escono sulla chat, ma nulla di più. È a pagamento poi rispetto a OBS Studio e Streamlabs che sono gratuiti, e Streamlabs mi sembra che costi qualcosa come 20 euro al mese se lo fai annualmente o 25 euro al mese se è mensile. E questa cosa potrebbe andare bene soprattutto per chi vuole iniziare una live senza tanti sbattimenti, perché StreamYard prendi e parti, invece OBS Studio e Streamlabs bisogna un attimino settare. Però a me piace questa cosa qui di personalizzare. Da quello che ho visto, l'età media su Twitch è relativamente bassa, o meglio, quel relativamente è relativo alla mia età, perché io sono un pochino più grande rispetto alle persone che ho incontrato su Twitch, e quindi mi è sembrato di essere un pochino fuori luogo inizialmente, però poi ho visto che un sacco di gente fa, un sacco anche di professionisti fanno live su Twitch, quindi questa cosa mi ha rincuorato, ma anche se non ci fossero stati l'avrei fatto lo stesso perché voglio capire come funziona questo mondo. Poi ho visto che su Twitch si possono fare anche cosine interessanti, perché si può anche guadagnare su Twitch. Io non so quanto lontano sia ancora dal poter guadagnare, ma non me lo impongo neanche come obiettivo, perché è un secondo fine. Quello che mi interessa a me è dare il contenuto e poter metterlo in parallelo con le puntate di YouTube, però c'è la possibilità anche di guadagnare. Vi dico qual è il mio canale Twitch, non so neanche se si chiama canale Twitch, io adesso mutuo il, diciamo, le diciture di YouTube, però il mio canale Twitch, basta che cercate Overlens su Twitch e mi trovate, iscrivetevi se siete pratici di Twitch, se non siete pratici impratichitevi, fate pratica su Twitch e vi iscrivete al mio canale, perché molto presto, dopo le puntate di Radiocast su YouTube, farò la live corrispettiva su Twitch. Per il momento sono soltanto prove, sto facendo delle live un pochino a caso. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti in questi giorni, mi stanno seguendo e mi stanno dando una mano impressionante, baci a tutti, siete grandissimi. E niente, basta, noi ci vediamo alla prossima puntata. La prossima puntata penso si parlerà di nuovo di qualcosa inerente alle fotocamere. Non posso prometterlo, ma penso di sì, perché ho un po' di puntate arretrate e mi devo portare un pochino avanti, devo rifare un po', devo riprendere un po' il passo. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, un bacio a tutti.